Dai, Aurelio, andiamo a pattinare sul ghiaccio. Auri, ma dove siete finite? Vi sto cercando per tutta la casa. Mi sto molto preoccupando. Gianni, affacciati, vedi se li vedi. Sì, ti prego, Auri, io non ci sono mai stata. No, ragazze, mamma e papà sono stati chiarissimi. Io non vi porto da nessuna parte. Trovatevi qualcosa da fare, io non faccio nulla. Dai, Auri, andiamo a pattinare sul ghiaccio. No, ragazze, mamma e papà sono stati chiarissimi. Ci hanno messo in punizione perché non abbiamo pulito la nostra cameretta. Ok, non abbiamo ordinato la nostra camera. Quindi da qua non ci muoviamo, basta. Io? Perché dopo la colpa di che ovviamente è mia. Quindi se mi porto e ci scoprono, la colpa è mia, quindi no, mi dispiace. Ma che problema c'è? Tanto noi andiamo di nascosto. Sì, sì, scappiamo di casa e portatemi a pattinare. Ancora? No, ragazze, non se ne parla, basta. Sai cosa c'è, Jari? Adesso andiamo solo io e te. Dove pensate di andare da sole? No, no, ragazze, da sole non potete andare da nessuna parte, non vi azzardate perché in giro ci sono persone un po' così, quindi non dovete andare da sole senza essere accompagnate. Sì, ma tu non vuoi, allora andiamo da sole. No, perché forse non hai capito, quello che ho detto. Forse, no, Bene, allora, ok, vi accompagno. Ok, non urla. Però dobbiamo fare molta attenzione a non farci scoprire dai nostri genitori. Chiaro? Ok. Stasera c'è anche la partita? Sì. Speriamo. Dovrebbe essere qui il posto, no? Beh, siamo su Danice. Queste erano le indicazioni. Poi, mi ricordavo si trovasse qui la pista di pattinaggio. Senti, musiche natalizie. Ragazzi, siamo nel posto giusto. Andiamo. Ragazze, siamo arrivate. Ok. Che bello la pista. Sì! Guardate che se ci scoprono i genitori, siamo fritte! Ecco, l'ho fatto soltanto per voi, eh? Mamma, che freddo! Sì! Ma freddo! Sul ghiaccio non è proprio tanta... Va bene, andiamo! Cioè, oggi c'è il sera! Vi dovete andare nella pista dei bambini, ok? Ragazze, i soldi! Auri, ci ho pensato io. Meno male, speriamo che bastino però. Pago io, Ludovica, dai. Allora c'è un cane. Ma lascia stare il cane. Zaira? Dove sei? Zaira?
Zaira. Jenny! Jenny, dove sono le bambine? Sto pure senza voce. Eccomi Gianni, che è successo? Jenny, le bambine. Come le bambine? Non le vedo. E vieni in cameretta? Ho visto. Come hai visto? Fammi vedere. Cioè, non ci stanno. Vediamo. Ludo, Auri. Oddio, qua non ci sono. Ma sopra hai visto Gianni? Sì, anche lui controllato. Saranno in camera da letto, vedi che è chiusa. Vediamo. Sì, qui non ho Ludo, Auri, Zaira, Aurora. Saranno qua, dai. Sali. Sta scherzando. Dietro la tenda. Ah, Beccala! Oh, Jenny, dove sono? Jenny, mi sto iniziando a preoccupare. Dove stanno? Gianni, e adesso dove sono? Ragazzi, ho prenotato i pattini. Abbiamo soltanto un'ora di pattinaggio con noleggio pattini, quindi più di un'ora non si può fare, anche perché un'ora è già tanto. Poi si torna a casa. Accontentatevi perché sono riuscita a pagare giusto giusto con i soldi che avevi dentro il borsellino, Ludovica. Ringraziami che ho pensato a portarli. Ok, mi sono tolto il cappello perché devo concentrarmi. Adoro pattinare. Poi con questo albero super meraviglioso, l'atmosfera natalizia si sente ancora di più. Togliamo le scarpe. Ok. Allora, obiettivo di oggi: non farsi male. Ludo, andiamo nella pista dei piccoli, perché io nella pista dei grandi non ci vado. Già sono imbranata a pattinare con i pattini a rotelle. Figurati con questi. Ragazzi, già l'ho messi. Brava Zari, io sono alle prese con... Qualcuno mi aiuti? Un secondo. Mi devo rimanere all'equilibrio. Posso? Vedi questo, se è giusto? No. Questo è giusto? No, non è giusto. Zari, sei pronta? Ok. Mando un messaggio ad Aurora. Vediamo, vieni. Aurora, ok. Aurora, sono Papi. Ma dove state che non vi trovo? Ragazze, prendiamo pure il delfino, così ci aiuta a mantenerci in equilibrio. Papà, messaggio vocale. Era scontato. Dai, vediamo. Allora, sono Papi. Ma dove state che non vi trovo? Perfetto, ragazze. Sapevo che ci avrebbe scoperte. Quindi adesso io andrò a casa e dirò che è tutta colpa vostra. No. Ah no, Aurora, adesso siamo qua. Abbiamo fatto un lungo viaggio a piedi e adesso andiamo. Sì, sì, dai, almeno facciamoci un giretto. Siamo qui. Ok, però facciamo presto, ok? Beh. Ok ragazze, prendete i delfini e andiamo con calma, ok? Con calma, stavo dicendo. Allora tu mi porti? Allora, adesso io prendo tutti e due i delfini e vi porto, ok? Bene, quindi aspetta, Ludovica. Una si tira qua sopra, ok? Metto l'altro delfino. No ragazze, veramente, un'ora, non di più, un'ora. Vai Zari, mettiti qua sopra. Adesso tocca a me, ok? Bene, chiudiamo qua. No ragazze, no, vogliamo spingere io con allora, chiudiamo. Bene. Dai, allora. Ok, siamo? Sì. Riprendi anche Zaira, dove è Zaira? Dove è Zaira? Ok, vai, pronte? No. Wow, dai, più veloce! Madonna! Madonna!
Ludo, che stai facendo? Ma vai, 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 che pian piano stai imparando. Dov'è Zaira? Andiamo a vedere Zaira. Ragazzi, ormai sono una professionista. Zaira! Ludo! Ma è caduto Ludovica! Ludovica? Ma tutto a posto? Tutto bene? Madonna! Ma se normale. Vabbè, ci vediamo. Ok. Dopo la caduta di Ludovica, possiamo tornare. Ludo! Dov'è Zaira, ragazzi? Andiamo, andiamo a vedere Zaira. Zai! Andiamo! Cado! Mamma mia, adesso cadevo! Pinguini? Pinguini! Udo, tutto bene? Mi porti qua sopra? Ok, vai! Ragazzi, ci mettiamo qui sopra. Ahia, ok. Ci sono messo qui sopra e adesso Udica mi porterà! Andiamo? Ma andiamo? Sì. Dai, andiamo! Oh oh! Ci ha preso il gusto, ragazzi, ci ha preso il gusto! Ma tutto, dai, dai, ti aiuto io, andiamo! Ludovica, andiamo! Ok, andiamo! Ma ce la fai? Ludovica, mi stai facendo un pizzo! Ludovica! Ludovica! Ciao! Sono caduta! Madonna! Aiutami! Zari, la sita un po'. Aiuto! Perché non mi porti? Devo portare. Ok, allora. Sai, aspetta. Ok. Vai. Vai, sono io che mi devo. Gianni. Sì, dai. Auri, ma dove siete finite? Vi sto cercando per tutta la casa. Mi sto molto preoccupando. Cose da pazzi. Sì, ma è strana sta cosa, eh. Cioè, si allontanano senza il nostro permesso. Ma pure Aurora, che è la più grande. Come si sono permesse? Ma dove sono finite? Ma Gianni, ma erano anche in punizione. Non si dovevano muovere da casa. Appunto. Ma come hanno fatto? Ma pure Aurora, Me la prenderò soprattutto con Aurora, che è la più grande ed era responsabile di questa situazione. Che bella atmosfera natalizia! Adoro! Adoro!
Messaggio vocale da papà. Capito dove sono? Aurora e Ludovica mi parlavano da tempo che volevano andare sulla pista di pattinaggio qui a Verona. Sono andate lì perché questa pista la toglieranno prima che finisca il Natale. Andiamo lì. Andiamo. Sicuro sì. Stanno lì. Andiamo. Vieni. Ma non lo so con Aurora, guarda. Aurea, zia, senti, ma io ho lasciato Zaira e Ludovica in cameretta a giocare, ma non le trovo più. Ma sono preoccupata. Ma dove siete? Un altro messaggio vocale da zia Mary. Pure. Oh, zia, ma io ho lasciato Zaira e Ludovica in cameretta a giocare, ma non le trovo più, ma non le viste. Sono preoccupata, ma sono venuta da te, sono uscita, ma dove siete? Eccomi, buongiorno, ragazzi, dobbiamo andare. No. Ma dobbiamo andare, basta, no. No, no, dai, no, basta. Zaira, Ludovica, dobbiamo andare, ok? Guarda dove stanno. Ma come si sono permesse di allontanarsi senza il mio permesso? Andiamole a prendere. Non mi faccio vedere io adesso. Adesso se la vedranno con me. Saranno in punizione per 24 ore. Vieni con me, Gianni. Sono d'accordo. Eccole. Guarda lì che sta facendo. Vieni con me, mettiamoci lì dietro. Gianni, affacciati, vedi se li vedi. Com'è? Stanno qua vicini. Uno, due, tre, vai! Ecco! Avete mentito! Come vi siete permesse di allontanarvi senza il mio permesso? Oh oh, ci ha sgamato, ciao ciao! Non c'entro niente! Venite qua immediatamente! Venite qua! Uscite subito? No! A casa, immediatamente! No. Venite! Chiama tua sorella Zaira e vieni subito con me! L'orecchio vieni. È un posto delicato! No, eh. Vieni! L'orecchio vieni. È vieni. Vieni, vieni, l'orecchio è un posto molto delicato. Non me ne frega, la prossima volta mi rispondi, ok? Dove è tua sorella? Non ho visto il messaggio. Ah, sta ancora pattinando tua sorella, chiamala. Zaira, meglio andare, qui si mettono male le cose.